Ma vedo il nostro ospite. Sì, prima... Prima volevo rispondere a volo a Che Galaxy, che dice: questa cosa che Andrea Bozzano mette vischio come Nick quando è in trasmissione non LOL related non va bene, non rinnegare la tua assenza. Non sono io, te lo giuro, anche perché se leggi bene nel titolo c'è scritto vischio, quindi ce l'ho messo, ma i sottopancia non li faccio io, cioè chi si dimentica e quindi rinnegano loro, cercano di fare... No, non rinneghiamo, non rinneghiamo, è che cerchiamo di dare una veste... Un po' più professional. Poi è l'unico che ce l'avrebbe, se no poi sarebbe distorcente. Solo invidiose. Un pochino. Va bene, trovate un nick per Martina Procaccini e noi la prossima volta lo inseriamo in grafica anche. Cioè abbiamo già il nick per Martina Procaccini. Sì, però no, non lo possiamo usare. Non lo possiamo, usare. Lo sai come ti chiama Stefano in redazione? Come? Sporcaccini. Ma Stefano, lo sai dove lo devo mandare? Dove lo mandano un po' tutti. Dove lo mandiamo tutti costantemente, in fondo. Tina, Vischio e Jetsy. Bello, bello. Piace. Però va bene, è venuto il momento di fare i seri, perché è entrato il nostro ospite. Ciao Vincenzo Mangiacapre, pugile italiano plurimedagliato, benvenuto su Atleta TV. Intanto le solite prove audio, esatto, perché mi sa che tu ci senti ma noi non ti sentiamo. Io lo sento. Ah, tu lo senti? Incredibile. Incredibile. Vostro. Ora sì, oggi ora ti sentiamo. Perfetto. Di solito sono lì in studio con loro, oggi in differita per motivi di logistica. E, tu hai non so, intanto loro che risolvono, hai specificato ex pugile perché hai smesso l'anno scorso, se non sbaglio. Quest'anno. L'anno scorso ho fatto l'ultimo mondiale e poi ho lasciato. Ok, bene. Ma adesso voi lo sentite, posso sapere? Sì, sì, lo sentiamo forte e chiaro. Ah, perfetto, ok, allora possiamo subito iniziare così, ma iniziate proprio dalla fine. Abbiamo diversi argomenti da toccare con Vincenzo Mangiacapre, in arte direi, perché comunque è la nobile arte, in arte Matrix, e ci ha appena raccontato che ha smesso quest'anno, partirei proprio da qui. Dopo quanti anni hai smesso? Ma io ho iniziato a fare pugilato all'età di 9 anni, e poi... Nel trascorso dell'infanzia ho barcollato un pochino, facendo un po' sì, un po' no. Poi dal 2008-2009 ho iniziato a farla sul serio, e, dove sono entrato in nazionale come titolare della squadra, e dal 2009 che sono titolare della squadra azzurra italiana. Ok, quindi diciamo nel 2008-2009 diventa professionale, cioè nel senso proprio... professionistica come cosa, diventa un po' più seria. Diventa il tuo mestiere. Diciamo che sono stato io che mi sono imposto di farla sul serio. Il mio modo di essere professionista è nato nel 2011, quando sono entrato nel corpo della polizia penitenziaria, e lì lo facevo proprio per il mestiere. Ok, quindi... lo facevi di mestiere e quindi praticamente viene subito dopo poi l'europeo. Dove? 2011, ho preso prima la medaglia europea, prima ho vinto, mi sono qualificato alle Olimpiadi di Londra e sono entrato nel corpo della polizia penitenziaria per i miei meriti sportivi. Ok. Ah, quindi ok, quindi l'accesso al corpo della polizia è venuto proprio grazie ai risultati sportivi ottenuti. Sì, diciamo. Questa è stata che una tua scelta? Tutte le discipline funzionano così, tutti gli atleti che sono accorpati in un corpo, e per entrarci bisogna vincere e differenziarsi dagli altri. Okay. Non hai vinto due medagliette, però insomma tu prima di entrare in un corpo, cioè stiamo parlando di un europeo, un mondiale, insomma. Diciamo che sono entrato bene. Complimenti, esatto.
No, ti ho detto, dal 2009 che ho iniziato a farla sul serio, ho capito che solo quello potevo fare e farla sul serio, perché già la facevo da piccolino, e ho detto perché perdere tempo e farla così, la faccio sul serio, e appena ho iniziato a farla sul serio ho iniziato a vincere. Ah, diciamo che questa frase mi ha messo una doppia curiosità. Innanzitutto ho detto, ho iniziato a farla da piccolino, quindi vorrei sapere com'è nata, proprio come nasce, no, questo legame, no, con la bot. Se parli di Marcianise è terra di pugili, con Angelo Musone, poi Clemente Russo, Domenico Valentino, io in primis, poi ci sono un sacco di ragazzi che hanno fatto la storia per la maglia azzurra. Marcianise è composta da 40-44 mila abitanti, di cui in questo paese ci sono 5 palestre rinomate in tutta Italia, la cui quella più sentita e più che rimbomba è quella di Domenico Brillantino, che ha fatto la storia della box a Marcianise. Io nasco qui con gli specchi di Clemente Russo, Angelo Musone e tanti altri che mi hanno dato la forza e il coraggio di intraprendere questo cammino. Allora, stavo controllando, giusto per fonte Wikipedia, Marcianise non arriva ai 40.000 abitanti. Eppure... No, è di più, è 44.000 abitanti. Vabbè, forse non è aggiornato, allora, non è aggiornato, sì, allora sì. Wikipedia, però insomma è sconvolgente quasi che ci sia quasi una palestra di pugilato importantissima ogni 10.000 abitanti. Tu immagina che a Londra su 7 qualificati olimpici 3 erano di Marcianise. Ma infatti per questo ti ho chiesto come nasce il legame, perché sapevo anche del che appunto è un luogo, diciamo una realtà che è un po' un crogiolo, no, di boxer, insomma, no? Sì. È per questo, perciò diciamo è stata un po' un amore scoppiato in maniera molto naturale, cioè è stato naturale, è come in Brasile. Vai. Che diventa forte a giocare a pallone praticamente. Brava, è la stessa cosa, perché qua a Marcianise o fai il pugile o giochi a calcio oppure diventi un delinquente. Ecco qua, ma quindi ha avuto un'influenza, diciamo, la realtà dove sei cresciuto? Per me sì, per me il pugilato mi ha salvato la vita, perché a breve, il 14 giugno uscirà il mio libro Senza Guardia, dove io mi racconto da piccolino fino alle Olimpiadi, dove poi ho smesso. C'è tutto il mio racconto, il mio trascorso. E lì capirete che Marcianise, comunque come tutte le terre del sud, abbiamo poca scelta di emergere. E io, grazie al pugilato, sono emerso. Ecco, ma pensi... Poi ci torniamo sul tuo libro, ne approfondiamo un pochino, ma pensi che per iniziare, no, uno sport comunque di fatto anche violento, cioè che comunque richiede, no, la lotta effettivamente, ci vuole un po' di cattiveria? La cattiveria è importante, ma non è fondamentale. L'importante è quella di la voglia di vincere e di farsi valere, tutto qui. Poi la cattiveria, se c'è, è una marcia in più. Nel senso, quello che intendevo dire è magari una realtà un po' più difficile, secondo te può stimolare uno sport così, fammi dire, un po' più coraggioso, poi se vogliamo, perché non diciamoci bugie, no? Oppure magari in una realtà più semplice può venire più difficile scegliere di fare box? Ma diciamo che sì, anche quello è il punto. Diciamo che ti ripeto, qui a Marcianise, quando entri nelle palestre, tu hai davanti a te tanti specchi. Io quando sono entrato in palestra c'era già lo specchio di Angelo Musone, Clemente Russo, Domenico Valentino, e io miravo a loro, vedevo che tutto il paese parlava di loro, e
già quello stimolo, avere quella persona davanti a te che è arrivato a quell'obiettivo e sapendo che grazie ai maestri che sono stati comunque l'arma vincente per loro, prendi spunto da loro e cerchi come loro. Certo. Senti, invece da quando hai smesso tu alleni anche, come l'hai riportato la box, a parte nel libro, no? Quindi nel racconto, come hai mantenuto anzi la box all'interno della tua vita dopo che hai smesso? Allora, io comunque mi alleno tutti i giorni, poi sto molto lavorando per far interagire lo sport in generale a Marcianise. Adesso oggi sto organizzando un torneo che si chiama Intgage, nella gabbia. Adesso vi faccio vedere, sono qui in piazzetta che tra poco inizia. Ah, sei a Marcianise nella piazza. Sei nella piazza. Vedete? Ah, quella gabbia dietro? Sì, sì. È un evento sportivo organizzato da me, che è un calcio brasiliano, 2-2 nella gabbia. E ho fatto partecipare a tutto, a tutta Marcianese. Hai rifatto la famosa gabbia dello spot Nike, una cosa del genere. Bravo. Bellissimo. E da lì e da questo evento poi voglio fare nascere altri eventi come beach volley, beach soccer, la pallavolo, tutti gli sport che mancano nella nostra Marcianese. Quindi ecco, esatto, nel senso non solo box, cioè vuoi portare proprio, si parlava lo prima, sport Roma... a 360 gradi, perché io penso che io grazie al mio amore per il pugilato mi sono salvato, le altre persone che non sanno fare il pugilato e amano fare qualche altra cosa si possono salvare facendo quello che amano. Va bene, allora io te la butto là. Noi abbiamo una squadra di e-sport, però, quindi di videogiochi elettronici, però competitivi. Ci chiamiamo Atleta e-sport. E quando vuoi siamo disponibili, ci veniamo a fare una passeggiata e facciamo qualche game là in piazzetta. Va benissimo, sarebbe va pazzesco. Benissimo. Bellissimo. Beh sì, certo. Scusate, dovevo metterla questa cosa in mezzo. Come? La dovevo mettere in mezzo in qualche modo questa cosa. Vai, beh, avanti, no, Marti. Vabbè, gli esports ormai, cioè, per noi ne parliamo tante volte, sono come gli sport. E siamo su Twitch, quindi per forza. Creano aggregazione, creano coinvolgimento. Quando volete, è un piacere. Quindi sei attivo, diciamo, proprio socialmente sul tuo territorio. Sei molto legato a Marti. Sì, tantissimo. E come... sei una persona, cioè com'è cambiata la tua vita adesso, tu ti dedichi allo sport, ma hai sentito che c'è una mancanza dopo che hai smesso, cioè percepisci un grande cambiamento nella tua vita? Ti dico la verità, no, perché io già mi ero prefissato che dopo Rio dovevo mettere in cantiere una bambina, poi con a Rio sfortunatamente vinco il match, mi rompo lo zigomo, torno in Italia, mi metto in cantiere lo stesso la mia bambina, 2017 mi lascio la mia bambina e diciamo che l'amore per il pugilato passa a seconda. Beh, e mi voglio dedicare, è passato in secondo piano. Non ho capito? Con la famiglia poi c'è stato un amore più grande che ha messo in secondo piano. Sì. Ho sempre voluto una bambina e Dio mi ha mandato proprio la bambina che si chiama Mia, ho messo nome Mia, e da lì è cambiato tutto. Certo, effettivamente poi anche proprio tu, no, hai raccontato che prima di smettere hai subito appunto delle sconfitte sul ring, forse perché non ci stavi più con la testa proprio come ci stavi prima, quella famosa cattiveria tra virgolette che abbiamo definito, no, cattiveria, anche se poi è un'accezione brutta, però forse è venuta un po' meno. La cattiveria c'era sempre, solo che sai quando la nazionale è a 370 km da casa tua e sai che la tua piccolina che sta a casa, che quando ti chiama vuole stare con te, piange, non ce l'ho fatta. E ho deciso di comunque dedicarmi a lei e di passare il pugilato in secondo posto.
Ecco, quindi a questo punto mi sorge spontanea una domanda: come sei fuori dal ring? Sembri tipo un dolce, un papà perfetto, tra l'altro. Il mio secondo nome è Murset, il cantuccio, no? Ah, non lo sapevo. Duro, okay. Duro fuori e dolce dentro. Ah, ok. Vedi, Murset, carino. Dai racconti sembrava proprio essere così, insomma. Ma a mia, ora magari è piccola, ma neanche tanto, ho detto 17, quindi 5 anni. Adesso dovrà iniziare a fare qualche sport, immagino. Ha iniziato con me. E a fare? Gli faccio fare attività motoria. La preparo per fare tutti gli sport. Perfetto, quindi già è inquadrata. Sì, non gli insegno uno sport singolo. La sto iniziando a preparare per fare qualsiasi cosa che gli piacerà un domani. Senti, ma invece tornando al tuo libro, no? Innanzitutto, come è nata l'idea di scrivere un libro? Perché hai sentito questa necessità poi, no? Se dovessi dirci un passaggio, che poi rappresenta un po' un passaggio nella tua vita, se il libro è autobiografico, qual è il passaggio che proprio, ecco, diresti a tua figlia: leggi, perché qui sono cambiato, qui sono migliorato, qui qualcosa è cambiato in me? Ti faccio le due parentesi: che io oggi sono un poliziotto penitenziario, una guardia giurata, e io in passato sono stato arrestato. Grazie al pugilato ho fatto questo capovolto la medaglia. Ah, ok. Esatto. Cioè, hai cambiato proprio. E come è avvenuto? Da dietro le sbarre sono ho cambiato posto, ho cambiato posizione. Dall'altra parte della barricata, come si suol dire. No, ma infatti io leggevo il plot, insomma, il retro di copertina del tuo libro, in cui lo racconti insieme a... adesso non vorrei fare Andrea Mercurio, sì, che ti ha assistito, è lo scrittore della signora Elisabetta Sgarbi. Ah, ecco, vedi, quindi non uno qualunque. E racconti appunto dei tuoi primi combattimenti, il tuo primo match addirittura a 14 anni, e ma appunto avevi iniziato che avevi appena 9 anni. Questi 9 combattimenti anni. Non valgono per nessuna qualificazione, ma per lui sì, perché c'è una sola regola nella Terra dei Fuochi: farsi rispettare. Quindi già lì il pugilato, no, come forma anche di rispetto, per guadagnarsi il rispetto, non con la posizione sociale, ma con l'unica lingua conosciuta nella zona, quella della violenza. Non violenza, ovviamente, che è diversa dalla cattiveria agonistica di cui parlavamo prima. Vincenzo la parla benissimo, tanto da guadagnarsi la fiducia e l'ammirazione dei capi clan, pericolosi personaggi della criminalità locale, finendo invischiato in vicende che gli costano l'arresto, appunto, ancora 17enne. Finisce al tappeto, quindi, proprio nella vita, nella metafora, quando si rialza, scontata la pena, ha imparato che i colpi vanno dati, ma anche schivati a volte, soprattutto quelli più pericolosi, a costo di sparire. Ma quindi quello che mi chiedo: il pugilato sicuramente ti ha portato tanto a livello umano, no? A livello di persona, nel crescere e maturare, però hai anche alle spalle l'esperienza carceraria da una parte e dall'altra. Hai visto lo sport entrare in questo ambiente? E se l'hai visto, cosa porta se porta qualcosa ai carcerati lo sport, qualunque esso sia, poi ovviamente può essere pugilato, sì, sì. Può essere qualsiasi sport. Allora, tu immagina che l'80% delle persone che fanno pugilato, di amatori, sono dottori, avvocati, sono persone che da una vita stressata si vogliono sfogare. E i carcerati è la stessa cosa. Noi abbiamo fatto un percorso nel 2013 con il carcere di Roma, Re Bibbia, dove c'erano quelle donne, e abbiamo fatto delle sedute di allenamento con loro, e poi nel frattempo non è stato portato più avanti, perché comunque a livello burocratico
c'è una fatica dietro che non potete immaginare. Per gestirli tutti, poi non si sa, non puoi dire a chi sì e a chi no, è stato tolto alla fine. Poi è stato, come in tutti i carceri, ci sono le palestre di sfogo, ma non è quello. Io penso che la persona che vuole cambiare, lo vuole fare sul serio, basta poco, basta volerlo come ho fatto io, perché io, ti ripeto, ci sono passato. E da quando ho deciso di cambiare la mia medaglia, l'ho fatto subito il giorno dopo. Non ho visto più le mie vecchie compagnie, ho cambiato tutto dall'A alla Z, il mio trascorso di vita, e eccomi qui. Oggi sono Vincenzo Mangiacapre, quella persona che ha dimostrato di non essere quella che ero di un tempo. Però certo, oggi attraverso lo sport. Tu prima hai detto, sì, i colpi la vita mi ha insegnato che li devo dare, ma che vanno anche presi poi, no? In qualche modo, ecco, in qualche modo schivare, incassare, esatto. Ma incassare un colpo, quindi diciamo che la box insegna anche un po' l'arte dell'accettazione, e incassare un colpo insegna poi il rispetto delle regole. E certo, il pugilato in primis, perché come tutti lo definiscono uno sport violento, ma non è così, perché la violenza è normale, che proprio il pugilato è formato che due persone si danno a pugni, ma ci sono tantissime regole sotto che tu non devi fare. Cioè, un colpo sotto, un colpo dietro la nuca, una gomitata, una testata, non si fanno. Ci sono delle regole che vanno rispettate, e tutti definiscono questo sport violento, ma che non è, perché noi pure con le altre squadre, con le altre nazioni, quando siamo, ti faccio l'esempio, alle Olimpiadi di Londra, nel villaggio olimpico, noi siamo tutti amici, ci rispettiamo tutti. Poi quando si arriva sul ring, purtroppo bisogna competere, e dopo la competizione, visto alla fine di ogni match c'è l'abbraccio tra i due atleti, e quello ti rispecchia e ti fa capire qual è il rispetto che c'ha un atleta con l'altro. Senti, che momento è stata per te Londra 2012, poi dopo i tuoi trascorsi, appunto, no, che quindi hai vissuto un po' lo sport proprio come riscatto? Per me è una cosa indimenticabile, indescrivibile, pure perché ero un ragazzino di 22 anni, la mia prima esperienza con pochissimi match, sono andato lì all'Olimpiade per dimostrare a tutti che ci ho messo poco per vincere. Certo. Senti, ma invece parlando di box in generale, che, a parte che diciamo usciamo da un europeo in cui l'Italia è stata stramedagliata, no? Quindi è un bel momento, è un bel panorama quello della box italiana, diciamo, ora, no? Come, sì, com'è la box oggi in Italia? Qual è la tua opinione in merito? Ma la box sta crescendo, oggi loro sono stati un po' più fortunati di noi, perché all'epoca c'erano tantissime nazioni che oggi non hanno partecipato agli europei. Poi c'è stato il ricambio della generazione, tutti i vecchi che come me hanno fatto un passo indietro, hanno dato il passaggio alle nuove leve, che sono tutti 19enni, 20enni. E sono tutti giovani, hanno fatto una bella prestazione e sono contento per loro che hanno preso questa grossa soddisfazione per andare avanti, perché quando vinci una medaglia ti autocarichi e ti stimola di più per vincere sempre. Quindi pensi, certo, che la tua eredità, tra virgolette, quelli degli altri atleti più o meno della tua generazione sia stata accolta bene accolta, e quindi sta migliorando, oppure sti ragazzetti hanno ancora un po' di strada da fare? Ma io penso che hanno un bel po' di strada da fare, perché noi eravamo un gruppo già fermato da Marcianise, che comunque noi ci allenavamo già qua a Marcianise, poi la nazionale di Marcianise andava lì ad Assisi, e erano già noi la nazionale, quelli più forti. Loro si devono comunque confrontare con gli altri e far vedere che sono loro i più forti per andare avanti.
Tu hai parlato di cambio, diciamo, generazionale, che poi è un passaggio, no? Ogni tot di anni un po' naturale in qualunque sport. Ma invece in generale l'hai vista un po' cambiare? Possiamo dire, l'hai vista negli sport, no? L'epoca vecchia quasi viene sempre un po' ricordata con nostalgia. Sembra sempre che poi il passato sia più bello, abbia qualcosa da insegnarci, che può essere vero, ma diciamo non è sempre vero. Però nel caso della box l'hai vista cambiare in qualche modo? Sì, tu immagina, nel mio trascorso di 11 anni, 12 anni sono cambiate 4-5 normative dell'AIBA, prima 3 riprese da 3 minuti, poi il punteggio con solo colpi assegnati forti, poi con le score machine che disegnavano tutti i colpi, c'è stato un cambio che ti stravolgeva ogni volta e non sapevi come boxare. E oggi vogliono riportare il pugilato come a un tempo, la box professionistica, infatti hanno tolto il caschetto e vogliono dare lustro al pugilato come una volta, dando più spettacolo senza il casco. Quindi quasi c'è un ritorno in realtà al passato. Sì, vogliono portare il pugilato come una volta. Quindi un cambiamento. Diciamo. Vogliono riportare il professionismo più che altro, perché qui da noi c'è la cosiddetta voglia di rimanere dilettanti, ma non è la voglia di rimanere dilettanti, perché io ho fatto 3 match da professionista, però li ho fatti perché me li sono organizzato io. Non ci sono organizzatori che vengono vicino a te e vogliono spendere per portarti a un mondiale o un europeo. Certo, è certo. Da lì la necessità dei corpi sportivi e l'atleta amatore nel pugilato vuol dire semplicemente... Poi quello che vale io in primis, quando sono passato professionista, non potevo lasciare il corpo per andare nel nulla. Certo. Infatti ho fatto il mio percorso, ho detto sì, passo professionista, mi organizzo io i miei 3 match da professionista e poi sono ripassato dilettante per le Olimpiadi. Ecco, ma visto che hai fatto il passaggio anche lì, il mondo del pugilato professionistico è particolarmente complicato, soprattutto in Italia, mancanza di organizzazioni, di eventi, eccetera, eccetera. Ma lo trovi uno sport diverso in qualche modo, migliore o peggiore, o preferisci il pugilato, diciamo, olimpico? Diciamo così. No, per me il professionismo è lo sport, il pugilato, punto. Perché il professionismo ti devi confrontare con l'altro atleta e devi rimanere in piedi per 12 riprese. E lì fai vedere veramente qual è l'atleta che ha voglia di vincere. Lì dai spettacolo, dai lustro ai tuoi sacrifici, ai tuoi allenamenti per arrivare all'obiettivo. Ok, quindi il professionismo è il pugilato. Per me è il pugilato. Per eccellenza. Bene, bene. Va bene, per me io sono a posto, non ho altro da chiedere. Vincenzo, ti lasciamo quindi all'organizzazione, esatto, di un evento a questo punto, esatto, perché... Sì, ma non so neanche se lo facciamo perché è iniziato a piovere. Ecco, no. A posto. Vabbè, si recupera domani. Tanto domani non piove, Grigo. No, qua piove sempre, tu. 3 giorni che piove. Ammazza. Vabbè, ma il calcio sul bagnato è anche più spettacolare, dai, fanno scivolare. No, questa la cosa brutta, sai che non è il calcio normale che tu cadi sull'erbetta, c'è l'erbetta, ma intorno c'è il pannello, capito? Se tocchi e batti là vicino ti fai male. Preferisco evitarla proprio. Capito? No, sta piovendo, guarda, stanno giocando. Ecco. Sono i bambini. Non si sono fatti fermare, mi sembra. Sono i bambini che io la lascio aperto la gabbia, capì? Li faccio giocare. Va bene. Allora vagli a salvare, va, prima che qualcuno si spacchi la testa a una parete. Vincenzo, grazie mille. E grazie a voi. Bocca al lupo sia per l'evento che per il tuo tentativo, insomma, di portare tanto sport nella tua Marcianise, e in bocca al lupo anche per il libro. Che sono sempre tentativi nobili. No, mi sa che... E grazie. Grazie a te.
Ciao Vincenzo. Ciao. Ciao, buona serata. Ah, ok, mo è tornato. Ciao, buona serata anche a te, Vincenzo. Ecco, allora, io vedo Vischio invece. Sì, siamo tornati al buon Vischio.